Il comitato No al centro di raccolta rifiuti nel cuore della cittadella dello sport a Roseto degli Abruzzi torna all'attacco nei confronti dell'amministrazione comunale perché è intenzionata a procedere con i lavori di realizzazione dei nuovi centri di raccolta rifiuti del riuso, questo nonostante un ricorso al TAR pendente. Ricorso presentato dal comitato insieme ad altri cittadini e imprese che alcuni mesi fa raccolsero 1300 firme contro la realizzazione dei due centri nel terreno a sud dello stadio Fonte dell'Olmo. Il comune continua ad andare avanti con il suo iter senza problemi, anzi oggi questa recinzione è stata proprio veramente un colpo al cuore, perché tu pensi, dice, vabbè, almeno aspetteranno la sentenza del TAR, insomma, che il TAR si esprima. Quindi loro, nonostante c'è questo ricorso, no, fatto dai cittadini, dai privati, da imprese, aziende, tutti quelli che stanno qui intorno, continuano ad andare avanti per la loro strada. Noi ripetiamo, non siamo contro il centro raccolta rifiuti, lo vogliamo e il Roseto ne ha bisogno. Però non riusciamo a capire perché hanno scelto proprio quest'area, è incomprensibile, ne abbiamo una all'autoporto che dovrebbe essere riaperta, ma purtroppo anche lì è tutto bloccato, non lo riaprono, è già da un anno che si aspetta, questo sarebbe benissimo su, loro continuano a dire che il centro raccolta rifiuti deve essere vicino al centro cittadino, ma in effetti questo non è vicino al centro cittadino per tutti, perché chi viene dal Borsacchio, chi viene da Cologna Paese comunque è costretto ad attraversare tutta la città con un camioncino, con qualsiasi cosa per portare i rifiuti qui, quando scollinare sarebbe molto più semplice. Non si capisce, noi abbiamo diverse strutture, qui hanno dato il permesso per una palestra, ma con il centro Santo Stefano sotto, le finestre saranno solo a 22 metri dal centro raccolta rifiuti. Basta poi fare un salto alla nostra vicina Pineto, Scerne ce l'ha in piena zona industriale, alla fine del proprio comune, noi nel pieno della cittadella dello sport. Il TAR non si è espresso ancora e loro propaganda vanno avanti con i lavori, quindi continuano, insistono, dicono che i lavori saranno finiti, ma se poi il TAR si esprime in modo negativo nei confronti del comune, che cosa succederà? I soldi del ricorso sono dei cittadini, i soldi per difenderci sono dei cittadini, i soldi del mutuo sono dei cittadini, e cosa accadrà dopo?